mondo di cristallo. Ehi voi, alzatevi. Dove siamo? Siete in un'altra dimensione, io sono l'oscurità eterna. Chi è? Chi parla? La paura di esistere tutti, senza eccezioni, dal giorno in cui viene donata la vita. La vita è un gioco crudele, vi affrontate, vi uccidete per sopravvivere, soffrite, vi disperate, e poi la morte. La paura della morte è sempre lì in agguato. Quando la morte inesorabile si avvicina, vi rendete conto che non potete fare nulla per fermarla. La paura si risveglia in voi. Quanto più forte la paura per la morte, tanto più difficile sarà accettarla. Ed ecco allora che si desta in voi sentimenti di odio e di gelosia nei confronti della vita, un sentimento irrefrenabile che lascia ogni chiave di distruzione. Avete visto Kuja? Ha ceduto alla paura della morte e ha scelto di distruggere il mondo di cristallo, l'origine di tutto. Che idiozia dici? Non c'è giustificazione che tenga. O non sei anche invece tu che cerchi una ragione di esistere? Quella era la risposta. L'obiettivo di tutti gli esseri dell'universo è estinguersi. Aspettavo che qualcuno trovasse la risposta. Ora ce l'ho. Non permetterò a nessuno di sopravvivere. Rispondi alla mia domanda. Ho una sola missione. Ricostruire il mondo dal nulla. Dove non esiste nessuna forma di vita, d'evoluzione, dove non ci sia un mondo di cristallo. Nel mondo del nulla non esiste neppure la paura. È il mondo che voi desiderate. Parla per te. Fin quando avrò le forze non ti permetterò di distruggere tutto. Benché soffiate, il desiderio di attaccarvi alla vita è troppo forte. Questa malattia incurabile si chiama voglia di vivere. Ma un giorno la paura della morte si impossesserà di voi, allora, proprio come Kuja, sceglierete la via della distruzione. E se vivete per distruggere tutto un giorno, è meglio che non stiate mai esistiti. È paradossale, no? Ma la pura verità, accettatela. Tutto è niente. Ritornare al nulla, questo è il desiderio di voi esseri umani. Non respingetelo. Non è come dici tu. Noi ti sconfiggeremo. Proveremo un mondo che ti sbagli. La tua sconfitta sarà un ricordo che si tramanderà per generazioni. Ci tiriamo indietro. Amici, ho bisogno di tutta la vostra forza. Anche se non ce la dovessimo fare, non sarà certo la fine. Perché finché c'è vita ci sarà chi porterà dentro di sé il nostro ricordo. Questo significa vivere. Senti, se vincemo, quando torniamo a casa, se fa una bella mangiata tutti insieme, eh? Ma che succede? Ma dove sono? Avvia avrà l'ausilio di questo baldo cavaliere. Ma dove sono? Ma cos'è questo posto assurdo? Prendi la mia forza, il mio spirito di draghiera. Ma io non capisco un cazzo, ma dove siamo? Prendi la mia poca forza. E che possa esserti utile, amore mio. Adesso mi sento meglio. La paura non ci fermerà. Andiamo, ragazzi!